dato il massimo per poter cercare di fare il risultato? Sono contento di quello che ha dato la squadra, chiaramente non sono contento del risultato. Volevamo regalare alla nostra gente che ci ha seguito con una passione, con un calore, non so quanti erano, diremmelo voi, 3.000, 3-4.000, non so. Quindi volevamo regalare un altro risultato, però non posso rimproverare niente ai miei giocatori, anzi sono orgoglioso di averli allenati, perché gruppo coeso, compatto, che fino alla fine ha tenuto una grande squadra come l'Alessandria, l'ha tenuto sulla corda e ha tenuto il risultato in Biri. Poi chiaramente la differenza l'ha fatta con i grandi giocatori di Gonzalez, che già in Serie B è un giocatore fortissimo, in questa categoria lo definisco un giocatore illegale per la categoria. Quindi con due partenze che sapevamo che aveva queste qualità, lui poteva fare meglio come marcatura preventiva, però è stato bravissimo anche lui, e poi quando arriva davanti non sbaglia. E questo chiaramente ha fatto la differenza, per 5 minuti prendere gol, per noi è diventata una partita tutta in salita, non solo. L'Alessandria aveva la possibilità di giocare in spazi ampi con giocatori di qualità come Marla, Branca, Bocalon, Gonzalez, appunto, agire su spazi larghi poteva essere devastante. Siamo riusciti a girare abbastanza bene grazie al nostro possesso, grazie alla nostra qualità, grazie ai nostri giocatori. Tanto il possesso palla, sicuramente più di quello della squadra avversaria, ma dopo quel gol probabilmente Alessandria si è trovata a giocare come voleva, esatto. Cioè giocava di rimessa, la Reggiana arrivava fino ai 16 metri e non riusciva mai però a dopo non è facile, perché l'avversario giocava con 10 giocatori sotto la linea della palla e diventava difficile, però anche il fatto che abbiamo ragionato, abbiamo cercato di far girare la palla, non ci ha detto bene negli episodi, ci poteva essere un rigore per noi, abbiamo preso quel palo di Cesarini che se va dentro 1-1 cambia la prospettiva, cambia la partita. Come sapete nel calcio ci vuole un fisico di fortuna, noi abbiamo avuto fortuna in qualche altra circostanza, oggi sicuramente non abbiamo una, però torno a ripetere, non possono niente da imputare ai giocatori se non fanno un grande elogio per quello che hanno dato in questi playoff, ma anche parlo della mia gestione, tolto nel finale della stagione regolare, dove chiaramente non potendo cambiare la posizione in classifica abbiamo perso qualche punto, vedi per fuori in casa che è stata forse la partita peggiore della mia gestione. Questi ragazzi hanno sempre fatto ottime prove, sia sotto il profilo tecnico sia sotto il profilo atletico. Tanto possesso palla, ma alla resa dei conti poter lasciare non ha fatto cosa separata, più merito della difesa dei grigi o più o c'è qualche di merito dei vostri? Sicuramente merito, l'ho detto prima, sai quando ti chiudi tutti gli spazi non è facile per nessuno poter entrare la difesa, signori che ci sono giocatori di categorie che hanno fatto molte categorie superiori, basta andare a vedere come arriva, quindi la squadra si chiudeva gli spazi, non c'era profondità perché giocando più in basso c'era profondità, dovevamo andare sull'esterno, abbiamo ragionato, abbiamo cercato di mettere in difficoltà col nostro gioco. È vero che il possesso di palla a volte non è stato produttivo, ma mi dica lei cosa si può fare quando trovi un avversario chiuso. Bisogna cercare di aggirarlo, bisogna cercare di mettere palla in aria, abbiamo fatto, abbiamo creato delle opportunità. Poi è chiaro che concedevamo spazio al loro contropiede e in alcune circostanze è stato anche molto pericoloso. Mister, non ha pensato prima a inserire Guidone, visto che quando è entrato ha dato freschezza davanti, ha fatto dei bei movimenti, è arrivato anche il gol. Sì, ma con Guidone e Marchi li ho alternati tutto l'anno, perché sono due giocatori che a volte parto con uno e poi l'altro lo metto quando la squadra era proprio stanca. Oggi la sono sentita così, è chiaro, adesso si può dire tutto. Io però sono soddisfatto della prestazione di Marchi e di quello che ha dato il Guidone. Domenica passata io pensavo di portare la partita alle lunghe e poi magari mettere gente fresca come Guidone che poteva fare la differenza. Purtroppo quando ho messo Guidone stavamo già sotto 2-0, quindi diventava difficile, però abbiamo riaperto la partita, ma direi tutti i giocatori insomma, hanno dato tutto quello che avevano.
Posto? Grazie.